Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. Sono sicuramente di origine dolosa gli incendi delle 5 auto andate distrutte questa mattina a Silvi. Per gli investigatori si tratterebbe di un'azione isolata e non legata alla criminalità organizzata. Il servizio di Andrea Costantini. È stato un risveglio movimentato a Silvi, dove all'alba sono andate a fuoco 5 auto, 4 distrutte totalmente ed una danneggiata in maniera seria, tutte in zona lungomare, nelle vicinanze del comune e in piazza Ideal. Gli agenti del commissariato di Atri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco, stanno indagando. I pompieri hanno trovato degli inneschi, il che non lascia praticamente dubbi sull'origine dolosa degli incendi. Non sarebbero episodi isolati, da qualche tempo a questa parte, per cui la polizia sta indagando sulla presenza in città di un presunto piromane che si diverte a incendiare le auto in sosta. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, vuole tenere alta l'attenzione, anche se, dice, non si può parlare di una vera e propria emergenza sicurezza. Ma allarme sicurezza sicuramente no, diciamo che stiamo attenzionando un pochino la situazione, anche perché effettivamente questa è una cittadina che è cresciuta molto e ha bisogno sicuramente di un rinforzo delle forze di polizia. Non possiamo avere una stazione di carabinieri con poco organico. Abbiamo dovuto distogliere questa mattina la polizia locale dai vari servizi sul territorio, perché comunque tolta la polizia che è intervenuta, abbiamo dovuto dare ausilio con la polizia locale. È possibile ipotizzare che ci siano delle attività criminali dietro questi atti oppure un gesto singolo? Ma pensiamo che sia un gesto di una persona singola, però quello che voglio dire è che comunque va attenzionata la situazione, perché Silvia è sempre una cittadina che comunque è di frontiera per la provincia di Teramo, dunque sicuramente l'aumento della popolazione e della fascia di residenti che sono sul territorio induce sicuramente ad attenzionare un pochino la situazione, soprattutto dagli eventi criminosi che si verificano nel corso di questi ultimi mesi. Ed ora andiamo a Vasto. In tre, con il volto coperto ed armati, hanno rapinato la scorsa notte il bar Ferrari in piazza Fiume a Vasto Marina. Sono entrati nel locale all'1:30 e hanno sorpreso il titolare di 69 anni alle spalle, narcotizzandolo. Hanno così avuto modo di portar via denaro in contante contenuto nella cassa e numerosi gratta e vinci per un importo complessivo stimato in 10.000 euro. Durante la rapina è stato esploso anche un colpo di pistola e il bossolo è stato recuperato dai carabinieri della compagnia di Vasto, che stanno indagando sull'accaduto. A dare l'allarme è una cliente che ha incrociato uno dei tre rapinatori che si stava allontanando verso la vicina area parcheggio dell'ex stazione ferroviaria e ha chiamato i due figli dei titolari, che abitano in appartamenti ubicati sopra il bar Ferrari. Il titolare è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di San Pio da Pietralcina e non avrebbe subito violenze. Gli investigatori stanno vagliando le telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili per rintracciare i malviventi. Ed ora a Chieti, a Montesilvano, i militari del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale Carabinieri di Chieti, nell'ambito di una specifica attività investigativa sviluppatasi tra le province di Chieti e Pescara, finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati in materia di armi, hanno tratto in arresto una donna del luogo censurata, 32 anni. La donna, peraltro gravata da misure di prevenzione personale e sottratta alla detenzione domiciliare, è stata trovata in possesso di due fucili, uno calibro 16 ed un moschetto calibro 6. Dagli immediati accertamenti inoltre è emerso che le armi risultavano di provenienza furtiva, asportate da un'abitazione di Spoltore ed il cui furto era stato denunciato lo scorso 13 novembre. L'arrestata, completate le formalità di rito, è stata trattenuta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Ed ora andiamo all'Aquila, il servizio non è pronto, quindi continuiamo. La stazione ornitologica abruzzese Ollus ha depositato ieri presso le procedure di Chieti e Lanciano e diversi enti un dettagliato esposto sulla condizione di inquinamento del torrente Laio, il fiume di plastica nel comune di Guardiagrele, il servizio di Alfredo Primante.
Un fiume di plastica, così viene definito il torrente Laio a Guardia Grele, dalla stazione ornitologica abruzzese, che nei giorni scorsi ha depositato alle procure di Chieti e Lanciano e a diversi enti un esposto sulle condizioni drammatiche di inquinamento dell'affluente dell'Aventino. Uno spettacolo da inferno dantesco, degno del quarto mondo, scrivono gli ambientalisti, che descrivono chilometri e chilometri di sponde coperte da rifiuti di ogni tipo, compresi quelli pericolosi come le lastre di amianto. I rifiuti provengono da due discariche, Brugniti e Collebarone, poste sui bordi di un calanco ed utilizzate negli anni 70 ed 80 del secolo scorso. Da allora, senza alcun intervento di messa in sicurezza, continuano a rilasciare a valle i rifiuti. Al centro dell'esposto vi sono proprio quelli che appaiono come clamorosi ritardi e gravissime inadempienze rispetto alle procedure di messa in sicurezza e di bonifica. Sono 4 milioni e mezzo di metri cubi di fango, insieme fango, terra e insieme con rifiuti, una quantità come quasi come due volte come volume della piramide di Cheope, una situazione che ha contaminato la falda di arsenico, piombo, idrocarburi. Guardate qua, faccio vedere questi funghi che sono cresciuti in mezzo, una cosa da quinto mondo. Guardate, gli alberi sono tutti pieni di plastica ovunque. Illustrato oggi, l'Unione Sindacale di Base ha illustrato oggi le iniziative intraprese dalla nostra organizzazione sindacale per contrastare la situazione di sostanziale illegalità che contraddistingue da tempo la gestione del Parco Nazionale della Maiella, in particolare del personale, che hanno portato all'invio di una dettagliata segnalazione agli organi istituzionali di controllo. Il servizio di Paolo Renzetti. L'Unione Sindacati di Base oggi in conferenza stampa vuole parlare del Parco Nazionale della Maiella, perché secondo voi c'è qualcosa che non va nella gestione. Avvocato, vogliamo un attimo spiegare di cosa si tratta? Sì, più di qualcosa. Noi stiamo valutando, cioè come legali del sindacato USB Abruzzo, stiamo valutando appunto da un punto di vista soprattutto civilistico le azioni più efficaci da compiere nei confronti del parco a tutela sia dei lavoratori che sono stati oggetto di discriminazioni e di atti di gestione abbastanza dubbi, sia a tutela del sindacato. Quindi a questo punto cosa farete? Qual è la strada che percorrerete? Allora, stiamo valutando un'azione per i lavoratori relativa a demansionamenti, a contestazioni di atti di gestione che hanno rivisto in modo arbitrario tutta la struttura organizzativa dell'ente, e nei confronti del sindacato si ipotizza una condotta antisindacale per violazione appunto dell'informativa che dovrebbero avere le RSU in alcuni aspetti della contrattazione. Parco della Maiella, allora c'è questa situazione che voi criticate, cos'è che non va anche da un punto di vista prettamente pratico? Ma prima di tutto noi, rappresentando i lavoratori, abbiamo ricevuto da parte loro più di una preoccupazione, ci hanno rivolto nei confronti dell'attuale gestione dell'ente. Ebbene, l'ente a noi sembra gestito in maniera assolutamente sbagliata, ci sono delle procedure irregolari di selezione delle figure apicali all'interno dell'ente stesso, quindi crediamo che i lavoratori in questo momento la loro preoccupazione vada in qualche modo resa manifesta e chiediamo delle prese di posizioni importanti anche allo stesso Ministero dell'Ambiente, che è il soggetto a cui compete la decisione sugli enti parco nazionali, e dobbiamo guardare approfonditamente cosa sta succedendo. Non possiamo permettere la gestione di una dirigenza del parco assolutamente autoreferenziale e contraria agli interessi dei lavoratori, per cui abbiamo deciso di attivarci in merito. Ed ora ci spostiamo a Teramo, dove il comune fa una ricognizione sulle 26 scuole di sua proprietà e decide di spendere 200.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in queste strutture. Un progetto che sarà coordinato da un disability manager, che prevede l'adeguamento o la realizzazione di pedane, scivoli, rampe e servizi igienici accessibili a diversamente abili. Il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Il Comune di Teramo fa una stima degli interventi strutturali per abbattere ogni barriera architettonica nelle 26 scuole di sua proprietà. Servono subito 200.000 euro per adeguare o realizzare scivoli, pedane, rampe e servizi igienici. Le strutture scolastiche in condizioni più critiche sono la scuola di San Berardo, gli asili, la Coccinella di via Barnabei e di Nepezzano. Quest'ultimo, essendo stato costruito su due livelli, avrebbe bisogno, ironizza il sindaco Gian Guido D'Alberto, di uno skilift. Siamo partiti dalle scuole, l'accessibilità a una struttura per tutti non può essere slegata dal diritto allo studio, ecco perché siamo partiti dalle nostre scuole per avviare finalmente l'iter di approvazione del piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Annunciato da chi ci ha preceduto, una delibera approvata all'unanimità in Consiglio Comunale nel 2015, ma che di fatto è rimasta letteralmente inattuata. Proseguiremo con la consultazione dei soggetti, delle associazioni competenti nel settore, penso all'associazione Carrozzine Determinate, verso la quale va il mio ringraziamento, perché tutto è partito da lì, è partito da loro, da quella giornata passeggiata empatica che poi ha portato all'approvazione in Consiglio Comunale di una delibera che noi oggi finalmente dopo tanti anni vogliamo attuare per una ragione di uguaglianza, di giustizia sociale e che consente veramente a tutti i cittadini di poter vivere la nostra città in piena libertà. Il progetto del Comune di Teramo, che mira a rendere sostenibili le scuole comunali, sarà coordinato da un disability manager che farà da cerniera tra le esigenze del territorio e le funzioni amministrative. A Teramo la situazione è sotto il profilo della percorribilità urbana è un po' critica, perché non sono stati adottati quei sistemi sufficienti a garantire una fruizione ordinata e normale dei percorsi stradali. Per quanto concerne invece le strutture pubbliche, abbiamo le scuole che stanno in una condizione, diciamo, per l'80% buona, per il restante 20% viene da un retaggio di lontana costruzione e non sono state pensate per essere adeguate sia a chi ha delle difficoltà motorie che ha altre difficoltà. E concludiamo con una buona notizia: la donazione di una cittadina teramana al Comune per contribuire all'abbattimento delle barriere architettoniche della sua città. Una bella, bellissima storia legata proprio all'eliminazione delle barriere architettoniche, una donazione di 6.000 euro effettuata da una signora di Pianella, Alfiera Natali, che ringrazio in memoria del figlio che purtroppo è scomparso oltre 20 anni fa. Vogliamo destinare una quota proprio ad adeguare la struttura comunale, la casa dei cittadini, con l'eliminazione delle barriere architettoniche, perché è inaccettabile che la casa dei cittadini non sia accessibile. In Abruzzo sono stati organizzati due sit-in di protesta a Pescara e all'Aquila per lo sciopero dei medici. Alla base della protesta c'è la carenza di personale che determina pesanti turni di lavoro, il precariato, le strutture inadeguate e la mancanza di fondi per l'acquisto di macchinari nuovi da sostituire ai vecchi per aggiornare le tecnologie. Il servizio di Daniela Rosone. Uno sciopero partecipato, la dirigenza medica abruzzese ha incrociato le braccia dinanzi all'ospedale San Salvatore. Antonio Ginnetti della UIL e Anthony Pasqualone della CGIL, una mobilitazione, uno sciopero che ha avuto grande successo, ci sono anche i sindaci Ginnetti a fianco a voi, diciamo che difendere la sanità pubblica è un po' l'obiettivo. Questa manifestazione arriva anche dopo una buona notizia comunque dello sblocco delle assunzioni. Sì, una buona notizia l'abbiamo avuta nelle ultime ore. Chiaramente per noi certifica la bontà dell'azione sindacale, però non basta, bisogna fare di più, perché si parla di 207 assunzioni, ma la metà di queste sono stabilizzazioni. E se teniamo conto che anche quest'anno, così come è accaduto negli ultimi anni, ci saranno più di 100 pensionamenti e siamo alla fine dell'anno, è chiaro che bisogna fare uno sforzo di più in un'azienda che in questo momento ha oltre 700 carenze a livello di personale, parliamo di non solo di medici ma anche di area comparto. È un'azienda dove tra queste carenze ci sono anche circa 400 precari, vari contratti, quindi è chiaro che bisogna fare di più, molto di più sul personale. Pasqualone, il diritto alla sanità, ma il diritto alla sanità pubblica, la manifestazione insomma ha tanti argomenti all'ordine del giorno, una sanità pubblica sempre più bistrattata, liste di attesa, ecco, per gli utenti il servizio ad oggi com'è?
Ma per gli utenti chiaramente l'accesso al servizio sanitario è chiaramente difficoltoso, tant'è che proprio la manifestazione di oggi, proclamata a livello nazionale, va a contrastare quelle che sono le decisioni sia del governo nazionale ma anche regionale sulla esiguità e scarsità delle risorse messe a disposizione. Questo chiaramente si ripercuote sia sui lavoratori e sulla carenza di personale, come anticipava il collega Antonio, e sia chiaramente sulle liste di attesa. Abbiamo delle liste di attesa che superano un anno nella nostra ASL, è chiaramente in parte forse dovuto a un assetto organizzativo che può essere migliorato, ma alla base di tutto c'è chiaramente la carenza di personale. Tant'è che anche ieri nella programmazione dello sciopero molte persone hanno avuto difficoltà a poter aderire allo sciopero proprio per poter garantire i livelli minimi di assistenza, che in queste condizioni sono molto, molto precari. Per cui l'utente, che è appunto al centro dell'attenzione del servizio del sistema sanitario pubblico, ha molte difficoltà in un accesso a cure e a servizi di qualità. Amministrazione comunale ed Enel X hanno fatto oggi il punto sull'installazione delle centraline di ricarica per veicoli elettrici in città e per illustrare le modalità di utilizzo di quelle già attive. Il servizio di Paolo Renzetti. 19 centraline elettriche per la ricarica delle auto elettriche, un grande passo in avanti nell'ottica della sostenibilità ambientale. Sindaco, siamo di fronte ad una delle colonnine da cui appena pochi istanti fa è stata ricaricata una Smart. Ce ne sono 19 in giro per la città ed è un passo importante verso la città sostenibile, perché noi ci riempiamo la bocca di cose come mobilità, sostenibilità, però poi in concreto queste sono le azioni che consentono a chi, fin qui sono pochi ma saranno sempre di più in futuro, a chi ha una macchina elettrica di poterla ricaricare, e questo ha una incidenza positiva sulle emissioni in atmosfera, sulla qualità dell'aria. Ed è insomma anche un po' il futuro. Ci fa piacere condividere questo passaggio con Enel, che insomma è una premiata ditta in questo ambito, e io confesso che nel futuro prossimo mi immagino acquirente di un'auto elettrica, e mi piace l'idea che ci possano essere delle colonnine cui ricaricarla, e auspico anche naturalmente che queste colonnine non divengano oggetto di atti vandalici, perché ogni tanto sembra che la cosa pubblica divenga res nullius, dicevano gli antichi romani. Invece è importante perché ci riguarda tutti, quindi è un bel passo in avanti verso una città sempre più sostenibile. Questo progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale in partnership con Enel. L'accordo raggiunto con l'amministrazione di Pescara rappresenta un esempio del piano che stiamo facendo su tutto il territorio nazionale per l'installazione di infrastrutture di ricarica. Ne prevediamo circa 14.000 entro il 2022, però la collaborazione col Comune di Pescara è un esempio virtuoso proprio di partnership tra pubblico e privato, anche perché l'Abruzzo è una regione che sta vedendo crescere il numero di matricolazioni delle auto elettriche, sono aumentati circa il 20% tra il 2016 e il 2017. Prevediamo un trend in crescita. Nel 2017 in Abruzzo sono avvenuti 2.946 incidenti stradali che hanno causato la morte di 69 persone e il ferimento di altre 4.395. Rispetto al 2016 sono diminuiti sia gli incidenti che i feriti in misura superiore ai dati nazionali, oltre al numero di vittime. A riferirlo è uno studio dell'Istat. In Abruzzo nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 53%. Più della media nazionale, ferma al 42%. Sempre fra il 2010 e il 2017 l'indice di mortalità sul territorio regionale è aumentato da 1,9 a 2,3 deceduti ogni 100 incidenti, mentre quello medio nazionale è rimasto invariato. Ed è arrivato uno dei giorni più attesi dell'anno dai patiti dello shopping, il Black Friday, che porta con sé offerte e sconti in molti negozi aderenti all'iniziativa. Noi questa mattina abbiamo fatto un giro per le vie di Pescara. Vediamo. Oggi 23 novembre ricorre il Black Friday, ovvero il venerdì nero, la giornata che nella tradizione statunitense dà il via allo shopping natalizio. Da alcuni anni sono previsti sconti offerti a tempo anche in Italia. Sono infatti tanti i negozi che aderiscono alla giornata di saldi e a volte allungano l'evento per più giorni.
Cosa ha acquistato con gli sconti? Ci fa vedere. Un paio di jeans e un paio di guanti. Delle borse e delle giacche. Quale sconto hanno applicato? 50%. Signore, avete approfittato del Black Friday per fare acquisti? Qualcosina. Qualcosina, roba di poco, non molto. Cosa avete acquistato? Adesso un pantalone, ma poi anche altre cose, insomma, il 30%, il 20%, quindi ottimo, sì, ci è piaciuto. Cosa avete acquistato di bello? Tutto. Quale sconto le è stato applicato? Il 20. Quindi buono? Buono, sì, buonissimo. Soddisfatta? Sì, sì, grazie mille. Com'è partita questa giornata di saldi? Beh, oddio, diciamo che è ancora presto per dirlo, però dai, un pochino di movimento c'è. Avete applicato sconti su tutta la collezione o solo su alcuni prodotti? Noi su tutti i prodotti che abbiamo, sì, tutto al 30%. Ti acquisterà qualcosa? Ma gli sconti si deve fare non adesso, nel momento in cui si deve fare tutto l'anno. Signora, approfitterà del Black Friday per fare gli acquisti? Probabilmente sì. Ha già visto qualcosa che le piace? Non ancora. Allora la lascio al suo shopping. Grazie. Ho acquistato uno spremi, come si chiamano? Spremi agrumi? Sì, brava. Ma che sconto le hanno applicato? 30. Soddisfatto quindi? Molto. Ma questa giornata soddisfa davvero tutti? Come mai? Non le piace questa giornata? No, è che è inutile seguitare a riempirsi di roba. Questi sconti sono reali secondo lei? No, non sono reali perché quando entri in un negozio ti fanno vedere degli stentini, gli sconti sono al lato destro e al lato sinistro no, quindi fanno quello che dicono loro, non è vero che lo mettono in tutte le cose. Pochi sconti? Ma sì, quasi niente, non bene. Li mettono solo su alcuni articoli per cui... Ci sono anche negozi che non aderiscono al Black Friday, come mai? Beh, noi siamo un negozio con dei top brand di prestigio che non possono aderire a queste iniziative e poi anche una questione di rispetto ai nostri clienti abituali che devono essere appunto protetti. Non possiamo per una questione di serietà, non è una cosa polemica. Ed ora la pagina sportiva per la partita di domenica con l'Ascoli. Il tecnico del Pescara, Bepi Pillon, dovrà fare a meno di Ugo Campagnaro. Per il difensore argentino si teme uno stiramento e di conseguenza un'assenza di diverse settimane. Il servizio di Andrea Costantini. Allarme Ugo Campagnaro per il Pescara. Il difensore argentino si è fermato nel corso della seduta di ieri pomeriggio e quasi certamente salterà la gara di domenica contro l'Ascoli. Nelle prossime ore Campagnaro si sottoporrà agli esami strumentali che faranno capire al meglio l'entità dell'infortunio. Si teme uno stiramento al quadricipite e se così fosse il giocatore sarebbe costretto ad uno stop di diverse settimane. Una vera e propria tegola per Pillon che finora nelle 12 partite di campionato aveva schierato Campagnaro 8 volte da titolare ed una volta contro il Foggia era subentrato a pochi minuti dalla fine per proteggere l'1-0. Campagnaro non è sceso in campo a Cremona, a Brescia e in casa col Cittadella. 3 partite, quasi a sottolinearne l'importanza, che il Pescara non ha vinto, anzi col Cittadella è arrivata la prima sconfitta. Oltre alle qualità arcinote, Campagnaro è un leader e migliora le prestazioni dei compagni, basti vedere l'ascesa del compagno di reparto Gravion. Il sostituto dovrebbe essere Marco Perrotta, ma in caso di assenza prolungata dell'argentino potrebbe trovare spazio chi finora, un po' per scelta tecnica, un po' per infortunio, non è mai sceso in campo in campionato, Gennaro Scognamiglio. Il difensore, arrivato in estate dalla Cesena, doveva essere un pilastro di questa stagione, ma finora ha disputato una sola gara ufficiale con il Pescara, quella di Coppa con il Pordenone, senza dimenticare Michele Fornasier, che ha i margini nelle gerarchie di Pillon. Per la gara di domenica sono poi da valutare le condizioni di Antonio Balzano, che da un paio di giorni è alle prese con una fastidiosa lombalgia. In caso di forfè pronto l'ex Matteo Ciofani. Per il resto non ci dovrebbero essere novità in mediana con il trio Memushai, Brugman e Machin, mentre in attacco sono in forte ascesa le quotazioni dell'ex Gaetano Monachello, che potrebbe prendere il posto di Antonucci con Mancuso a sinistra e Marras confermato a destra. Seduta pomeridiana a porte chiuse per l'Ascoli, il tecnico Vivarini spera di recuperare il centrocampista troiano mentre va verso il forfè uno degli ex, l'attaccante Ganz. Della partita di domenica ha parlato il centrocampista Davide Frattesi, rientrato dalla convocazione in Under 20, condivisa coi biancazzurri Antonucci e Melegoni.
il servizio. Una gara molto importante a Pescara, come la state preparando e che tipo di idea ti sei fatto della squadra di Pillon? Io avevo due compagni di nazionale, chiaramente scambiandoci due parole si è capito subito che anche loro ci tengono molto, così come ci teniamo molto noi, già comunque sia si respira il clima partita. Questa è una settimana che sarà molto molto importante per andare a preparare appunto questa partita che sarà fondamentale per noi e chiaramente speriamo di dare il massimo e di portare magari a casa qualche punto. Ecco. Pensi che il centrocampo sia il loro reparto migliore e lì si vincerà la partita? Sì, secondo me sicuramente, senza ombra di dubbio, il centrocampo è il loro reparto migliore. Hanno dei giocatori ottimi per la categoria, ma non c'è soltanto quello, perché anche in attacco e negli altri reparti hanno buoni giocatori, non a caso sono in una buona posizione di classifica. Ecco. Avrete un grosso seguito di tifosi, più di 2000 scolani che vi seguiranno? Ho letto già anche quando ero in nazionale, questo fa di più di piacere, perché comunque sia loro sono il nostro 12° uomo, sono per noi importantissimi e sono sicuro che ci daranno una grande mano come sempre. A livello personale, a livello tattico, come sta andando la tua stagione? Nelle ultime gare sei andato alla grandissima, spettacolare la prestazione a Benevento, mezza alla destra, mezza alla sinistra non sembra fare differenza. No, non c'è differenza, perché comunque sia quando uno si trova bene comunque con i compagni e col modulo, poi l'importante, ecco, è giocare, quello sicuramente. Però sì, dai, ultimamente sta andando molto bene, mi sono calato con più convinzione in questa realtà e spero soprattutto di fare meglio ancora di come sto facendo. Ed ora andiamo in Serie C, Bacio Terracino e Piccioni o Barbuti e Zecca. In casa Teramo c'è curiosità per vedere con quale dei due tandem il tecnico Maurizi affronterà la prima delle due gare interne contro la Giana Erminio. In difesa Caidi sarà fuori per almeno 15 giorni e va trovato un sostituto in una retroguardia che ha subito 6 gol nelle ultime 3 gare. Vediamo. Dubbio in attacco per il Teramo in vista della gara contro la Giana Erminio di domenica pomeriggio, perché Maurizi non ha ancora scelto la coppia che proverà a far male alla retroguardia lombarda Bonolis, cercando di interrompere una striscia non proprio positiva di un punto in 3 partite. Caidi salterà causa stiramento le due gare interne contro altrettante formazioni lombarde. Il rientro è previsto, sebbene complicato, all'Immacolata Almenti di Vicenza. In questa zona del campo è partita però la corsa al sostituto. Altobelli sarebbe quello naturale, perché conosce bene i meccanismi della retroguardia del diavolo e perché è il giocatore che per caratteristiche più si avvicina a Caidi. Se non dovesse giocare lui, l'allenatore sarebbe comunque costretto un po' a rivoluzionare l'assetto di partenza. Si diceva dei dubbi davanti, perché nella mente dell'allenatore ormai sembrano consolidate due coppie ben definite, Bacio Terracino con Piccioni e Barbuti con Zecca. Evidentemente Maurizi, dopo averli visionati attentamente, ritiene che questi giocatori si sposino meglio così distribuiti. È evidente che per gli esterni come K o giocatori con caratteristiche differenti come Fratangelo, lo spazio, specie col 3-5-2, si è ridotto davvero al lumicino. Il tutto aspettando che Luca Di Renzo, che mercoledì si è riunito col gruppo dei compagni, possa tornare a scardinare un po' delle gerarchie consolidate. Ma per ora è in fase di recupero, dunque non può essere tenuto in considerazione. Maurizi sta decidendo dunque quale dei due tandem schierare contro la Giana, squadra che ha un saldo quasi pari tra le reti fatte e quelle subite e che viaggia solo un pizzico sopra la zona caldissima della graduatoria. A centrocampo probabile che Proietta e Ranieri debbano partire dal primo minuto, mentre sugli esterni Fiordaliso dovrebbe giocare a destra, con Mastrilli favorito su Ventola dalla parte opposta. In porta dovrebbe tornare Michael Lewandowski dal primo minuto, con Pacini che si riaccomoderà in panchina. Per un portiere che rientra sul fronte Teramo, un altro che salterà la sfida del Bonolis in casa Giana, perché Riccardo Leone ha riportato una distrazione di secondo grado al retto femorale della coscia destra che si è procurato nel corso dell'ultima gara di campionato a Gubbio domenica scorsa. Saranno necessarie almeno 3 settimane prima di rientrare in gruppo. A questo punto Bertarelli dovrà scegliere uno tra lo spagnolo Sanchez e il giovanissimo Taliento, proveniente dall'Atalanta. Per il resto dovrebbe confermare il 4-4-2 con Rocco e Perna davanti, insidia doppia per una retroguardia, quella biancorossa, da registrare. 6 gol nelle ultime 3 partite sono decisamente troppi per poter aspirare ad una permanenza tranquilla.
Ed ora la Serie D, gli ultimi risultati hanno fatto superare la crisi di inizio stagione. Ora l'Avezzano si prepara anche all'imminente sessione di mercato. Il gioiellino Michael Deramo è vicino allo Spezia in Serie B, mentre Jonathan Alessandro potrebbe finire al Campobasso, altra squadra del girone F di Serie D. Sul momento della squadra ascoltiamo il presidente Gianni Paris. Usciamo dai play-out, usciamo da questa zona e poi domenica affrontiamo ogni discorso legato al futuro. Il calcio è fatto di presente, quindi il presente e il futuro più lungo è quello a 7 giorni o a 3 giorni se si gioca un turno infrasettimanale, quindi dobbiamo pensare a breve, dobbiamo pensare ad essere così come abbiamo visto la Spagliesi. E visto che tra poco si riaprirà anche il mercato, è presto per sapere quali saranno le strategie della società? Ma la squadra verrà cambiata pochissimo, però è chiaro che è importante adesso rimanere compatti, qualcosa lo faremo, non ci sarà nessun direttore sportivo nuovo, continueremo così, probabilmente potrebbe esserci qualche consulente tecnico oppure qualche agente che aiuti la società a fare qualche ritocco necessario per affrontare con la stessa vivacità tutta la stagione. L'ultima, presidente, per come sta andando, è stata giusta la mossa di insistere, di dare fiducia a Giampaolo? Ma il mister aveva la fiducia anche quando le cose andavano malissimo, non che oggi io sia contento della situazione di classifica, ma vedo che c'è una certa squadra che ha ripreso ad essere la squadra che mi aspettavo e quindi sono convinto che questa è la mano del mister. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.